Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Questa preghiera non è una preghiera composta da Gesù stesso, è una preghiera che Gesù sa a memoria. Nel momento della morte, in un momento così drammatico come Gesù lo sta vivendo, non c'è né tempo né modo di comporre preghiere, ma erompono dal cuore quelle che sono state le preghiere o le esclamazioni abituali. E Gesù, in quel momento in cui parla l'istinto, parla il cuore e dice le parole più familiari, Gesù esclama Padre. La parola che Gesù dice è dunque una parola che Gesù si portava dentro, una parola di un salmo ripetuta forse tante volte, è la parola del Salmo 30, salmo che dice: in te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso, per la tua giustizia salvami. E poi: mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Questo salmo, di cui Gesù recita un versetto, o meglio lascia che emerga dal fondo del cuore, dal fondo della memoria, è un salmo che appare a noi certamente una preghiera lontana, di secoli, composta molti secoli fa, come tutti i salmi, ma era anche per Gesù già una preghiera composta secoli prima di lui. Poteva anch'egli dire: questo salmo, questi salmi sono preghiere lontane che vengono da un mondo diverso, da una mentalità, da una cultura diversa. Già Gesù poteva dire: questo salmo viene da molti secoli prima di me e rappresenta ciò che uomini che io non ho mai conosciuto hanno pensato, il modo con cui essi si sono espressi. Eppure questo salmo così antico sulle labbra di Gesù in quel momento diventa la sua preghiera, si identifica con la sua esperienza. È come se Gesù lo pronunciasse in quel momento, perché è diventato parte della sua esperienza, espressivo della sua realtà. E tutto il bene che si fa nel mondo viene dal fatto che qualcuno si affida, si dà, va al di là del calcolo, al di là della misura, al di là della pura razionalità che vorrebbe avere prima di muoversi la certezza che tutto gli ritornerà. E ciascuno di noi, di fronte alla croce del Signore e di fronte alla potenza della sua risurrezione, si trova sempre così povero, così deficiente, così mancante. E di qui nasce la nostra preghiera, che è preghiera di contemplazione dell'abbandono di Gesù e di contemplazione anche della nostra povertà e di colloquio, di dialogo. Signore Gesù, tu che hai saputo dire questa preghiera, imprimimela dentro nel cuore. E notate dalle ultime battute del Vangelo come questa preghiera è quella che davvero manifesta Dio. Se Gesù fosse sceso dalla croce, avrebbe manifestato Dio nel modo sbagliato. Avrebbe manifestato il Dio pagano e avrebbe concluso la sua missione ingannando noi tutti, ingannando la storia intera. Gesù, morendo con queste parole sulle labbra, incomincia a far sorgere intorno a sé il regno di Dio. Il centurione glorificava Dio, le folle se ne tornavano percuotendosi il petto. Questo spettacolo di una persona che sa aver fiducia fino a questo punto convince ciascuno che qui siamo di fronte a qualcosa di straordinario, a qualcosa che ci apre uno spiraglio
su una realtà che da soli non avremmo immaginato. È Dio che si manifesta qui. Prima ancora di manifestarsi nella gloria della risurrezione, Dio si manifesta in Gesù che mette nelle mani del Padre la sua vita. Un'esistenza evangelica nella quale si manifesta l'abbandono al Padre è presenza del Regno, è manifestazione della vera potenza di Dio.